già avvisato i carabinieri, ora andremo oggi pomeriggio, ci hanno dato anche appuntamento per la denuncia, sì, poi sull'altro fatto delle offese, insomma, così ora stiamo un po' valutando cosa fare, poi sentirò anche il vescovo, insomma. Dov'è il problema? Lo scandalo di 5 ore in piscina, che perché il ragazzino migrante viene in un progetto di un percorso, va in piscina, allora fa sta male la famiglia, questa cosa qui non esiste. L'odio, l'incomprensione nasce sempre dalla mancanza di conoscenza e dall'incontro, quindi inviterei a conoscere, a incontrare le persone. Se avessi davanti un Salvini lo pregherei davvero di farla finita, ecco, di mi sembra, ecco, che ci sia non lo so, una volontà di, so, per motivi elettorali, non so per quale, ecco, di rimestare un po' fomentare un po' l'odio, ecco, c'è un po' questo, corre un po' questo rischio, secondo me, ecco, non è dignitoso, non so, non è bene, bisogna stare attenti. Lui è razzismo, capito? Perché lui non vive a Pistoia qui, a Pistoia, se lui vengo da Milano, giusto? Allora, questo non è problema di Milano, è problema di Pistoiese. Magari quando il sindaco di Pistoiese dice qualcosa, io dico, lui è, capito? Ma Salvini, io ho visto lui come un fascista, un razzismo. Le gente stanno dicendo che tanti italiani che non hanno l'opportunità per andare alla piscina e quindi Massimo non deve portare noi del colore alla piscina. Le persone che stanno dicendo quello non sanno le diverse del politico e prete, perché Massimo sta aiutando i poveri. Un vero prete deve aiutare i poveri africani, italiani, tutti i poveri.